Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Oggi vi faccio vedere delle ricettine molto interessanti che sono sicura vi piaceranno tantissimo, anche perché sono golosissime. Partiamo appunto dalla colazione. Per colazione ho deciso di mangiare questo rotolo con la marmellata di arance. È facilissima da preparare, la potete fare il giorno prima. Questa è la ricetta, basta mettere tutti gli ingredienti uno dopo l'altro e appunto andare ad impastare. E creeremo questa frolla che andrà poi arrotolata. È buonissima perché è friabile, dura un sacco di giorni, quindi vi consiglio di provare a farla. Con queste dosi che vi sto dando vengono fuori due bei rotoli, quindi se volete potete anche dimezzare le dosi oppure fare come ho fatto io. Semplicemente ho diviso a metà l'impasto e ho fatto un rotolo con la marmellata di arance e l'altro con la Nutella. In questo caso più che Nutella ho utilizzato la crema pan di stelle, quindi una goduria ragazze, dovete assolutamente provare questo rotolo. Come potete vedere io ho impastato fin quando appunto l'impasto sarà diventato bello liscio e omogeneo. È un impasto che si stende facilmente perché è bello elastico, non deve riposare, quindi lo potete stendere immediatamente, basta che vi aiutate con un po' di carta forno. E come potete vedere mettete la marmellata e arrotolate. Fate lo stesso anche con quella farcita con la crema pan di stelle. Mettete in forno a circa 180 gradi per 35 minuti, 30-35 minuti, poi vedete voi in base al vostro forno. Ah, io sopra l'ho spennellato con un po' di tuorlo che mi era rimasto, potete mettere anche il latte, potete spennellarlo con il latte come preferite voi. Mentre per pranzo ho preparato semplicemente un pomodorino con basilico e olive nere. Lo faccio cuocere con un po' di olio e di aglio, lo faccio cuocere per circa una mezz'oretta. Nel frattempo in un'altra pentola vado a cuocere i miei ravioli con i funghi porcini, questi qui della Divella. Devo dire non sono affatto male, ci impiegano circa 6 minuti, quindi a 6 minuti dalla fine della cottura del vostro pomodoro potete appunto mettere i ravioli nel sughetto, farli saltare un pochettino e il vostro pranzetto è pronto. Quando non avete tempo questa può essere un'ottima alternativa. Adesso ragazze preparatevi carta e penna perché dovete segnarvi assolutamente questa ricetta. Vi faccio vedere come preparare un tortino al cioccolato dal cuore morbido, velocissimo, e lo amerete. Mettete la cioccolata e burro e lo zucchero insieme e lo sciogliete o a bagnomaria o nel microonde per qualche minuto, mescolate bene, lasciate raffreddare qualche secondo, ci mettete due uova e mescolate ancora e poi ci aggiungete la farina. Le dosi che vi do sono per circa 4 tortini. Utilizzate gli stampi per i muffin, li imburrate, ci mettete anche il cacao per non farli attaccare e poi questi praticamente andranno coperti e messi in freezer per un'ora. Se li volete consumare dopo un'ora li mettete nel forno, altrimenti li lasciate nel freezer e quando avete voglia di un dolce lo mettete in forno e il vostro tortino è pronto. Va messo a 180 gradi per circa 12-15 minuti. Se lo volete più liquido lasciatelo 12 minuti, se lo volete un po' più denso 15 minuti basteranno. Per quanto riguarda invece la cena, avevo un po' di pasta della pizza che avevo acquistato già bella e pronta, quindi che cosa ho fatto? L'ho stesa, ho steso la parte di sotto prima per bene e l'ho appoggiata su una padella. L'ho riempita con delle cicorie già cotte e della salsiccia, anche questa già cotta, già saltata in padella. Con l'altra parte della pasta invece ho fatto la copertura di questa pizza. Stendete l'altra parte e la mettete sopra. Dicevo che questa pizza va cotta in padella, andrebbe in realtà cotta prima da un lato poi dall'altra. Siccome io non la riesco mai a girare, la faccio cuocere prima sotto in padella e poi la vado a mettere un po' nel forno attivando solamente il grill, giusto qualche minuto.
Vi ritroverete questa pizza farcita, è molto 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 buona e golosa. Ovviamente è veramente molta, è tanta per due persone, quindi vi avanzerà anche per il giorno dopo. Se ne siete tanti, ecco, è un'ottima alternativa per una cena. Niente ragazzi, questo è tutto. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Come sempre mi raccomando, lasciatemi un like e qualche commentino qui sotto. Fatemi sapere se queste ricette vi sono piaciute. Ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!